storie di guerra, di una guerra ormai dei più dimenticata, ma che rimane sempre viva nel pensiero di chi queste atrocità le ha vissute. Un contributo di sangue che molti dei nostri soldati hanno versato combattendo una guerra da loro non voluta. Guerra combattuta per lo più in terre straniere, come Francia, Grecia, Albania e Russia. Ma quello che più ferisce i nostri ricordi sono le innumerevoli atrocità subite nella nostra terra e ancor più se queste sono state perpetrate da gente del proprio paese. Chi ha vissuto quei momenti non ricorda volentieri tale vicende e a malincuore racconta i fatti vissuti. Il silenzio non sempre aiuta. Tutte le guerre, per qualsiasi causa o motivo, sono sbagliate. Il voler reprimere il pensiero altrui con la forza e l'omicidio rimane un'assurda atrocità. Queste vicende devono essere da monito a chi non le ha vissute. Nelle guerre non esistono né vincitori né vinti, ma solo atroci ricordi. E quanto voluto ribadire il sindaco di Sampere, il dottor Roberto Sasia, nel portare all'ordine del giorno di venerdì 25 novembre un evento avvenuto nel proprio comune quasi 70 anni fa a discapito di Biglione Giuseppe, morto il 1 luglio del 1944, dopo aver subito immani torture da un gruppo di partigiani. L'amministrazione comunale di Sampere ha inteso adottare una delibera alla memoria e a favore di Spagnolo Giuseppe, poiché questa persona era una persona assolutamente innocente, non schierata né dalla parte dei partigiani né da parte delle forze della Repubblica Sociale. Era una persona di Sampere, un lavoratore onesto che purtroppo è stato coinvolto in fatti di guerra civile con i quali nulla aveva a che spartire. La nostra delibera viene presa nel senso di un appoggio morale a favore della famiglia di questa persona, il quale si è reso vittima innocente di un episodio nel quale assolutamente non c'entrava nulla. Noi abbiamo espresso voto contrario in quanto riteniamo così inopportuno riaprire dei vecchi discorsi che a suo tempo erano già stati tutti chiusi, sia da parte della Corte d'Assisi, sia da parte di un'amnistia addirittura a livello nazionale, del governo di solitaria nazionale che si era creato immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo anche recepito da parte della maggioranza la volontà di modificare comunque l'ordine del giorno, di non trasmettere più questo addirittura al Ministero di Giustizia perché riapre i termini a livello nazionale.